Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 7 di settembre. Siamo qui con Piercarlo Fabio, già sindaco di Alessandria, col geometra Franco Trussi, che ha un passato politico piuttosto rilevante, almeno è stato assessore nella giunta Fabio, ma è stato anche vice sindaco nell'ultima parte della giunta Cuttica di Remigliasco. Perché siamo qui? Siamo qui per ciò che riguarda la questione del Ponte Tiziano, cioè tutto quello che è stato poi scritto e detto a proposito della chiusura che è stata effettuata a seguito di un incidente, che è stata, come dire, la causa, ma non la causa estemporanea, e questo fatto ha innescato una serie di dichiarazioni e di valutazioni un po' forse inesatte. Per cui i due protagonisti che ho qui di fronte sono coloro che comunque nel 2007, quando è successa la prima vicissitudine del ponte, cioè se vi ricordate l'incendio che ha danneggiato i cavi pretensionati che tenevano la struttura del ponte, sono in qualche modo intervenuti in seguito appunto al fatto che in quella fase erano al governo della città. L'incidente, comunque, è bene ricordarlo, l'incidente dell'incendio è avvenuto nel febbraio 2007 in vigenza della giunta Scagni. Allora, a questo punto lascio la parola al geometra Trussi per inquadrare meglio la situazione, anche i richiami tra la situazione attuale e quella che comunque ci portiamo dietro dal 2007. Sì, nel 2007 era avvenuto quello che è stato detto, vale dire questo incendio all'interno del cassone di destra o di sinistra, a seconda di dove la vogliamo vedere, del ponte Meyer, che è stato costruito con una tecnica costruttiva. Nel Ponte Tiziano. Oh, scusate, Tiziano. Sì, perché poi abbiamo proceduto anche sul ponte Meyer, perché abbiamo una storia lunga, Piercarlo ed io. Parliamo del ponte Tiziano, giusto. Il ponte Tiziano, il cassone, all'interno di questo cassone alcuni erano andati ad abitare e avevano creato questo danno. È indubbio Parliamone. che, per semplificare l'argomento, è indubbio dire che in un sistema di cosiddetto cemento armato, per essere, così didattici, i materiali usati, che sono il calcestruzzo e il ferro, che lavorano uno a compressione, il calcestruzzo, e l'altro a trazione, che è il ferro, in caso di calore molto, molto alto, possono perdere le caratteristiche tecniche e di tensione che debbono avere. Ora, nel caso del ponte Tiziano, l'incendio ha provocato proprio questo aspetto. Abbiamo avuto la fortuna che il calcestruzzo, che normalmente ad alte temperature va, diciamo, perde le sue caratteristiche di compressione, ha tenuto invece, mentre invece non ha tenuto il cavo, il ferro, che anche lì è stata una grande, come dire, opportunità, quella di aver costruito quel ponte con caratteristiche tipologiche, tecniche molto particolari. Quasi che nel momento in cui è stato progettato e realizzato avessero pensato che poteva capitare una cosa del genere. Perché? Perché in effetti il ferro e il cemento non erano inseriti l'uno dentro l'altro, come vediamo nelle costruzioni tipiche. Lì erano invece separati. Il ferro era utilizzato ovviamente, ma era non congiunto con il cemento. Era inserito in guaine, e pertanto la caratteristica che aveva subito, quella di essersi allungato proprio perché il calore ha diciamo dilatato il tutto, ha potuto essere tirato via, come si dice, e sostituito con altro nuovo, e messo in tensione, perché quel ponte agisce in un modo particolare. Infatti lo vediamo che ha, come si dice, pieno di d'asino, no? Cioè incurvato, perché appunto contribuisce a
a non far sì che il momento negativo, cioè il fatto che il ponte possa incurvarsi e poi crollare, viene messo in tensione da questi cavi che lo tengono al contrario, per cui tiene. E questa è stata la grandissima opportunità e fortuna che abbiamo avuto come città di Alessandria di poter intervenire in quel modo lì con una spesa relativamente bassa per risistemare e poter utilizzare quel ponte. Lo stesso ingegner Mancini, che è il progettista ed è professore di tecnica e tecnologia di queste costruzioni di ponti, che è direi un esperto mondiale su questi ponti, aveva dichiarato che se mai anche il calcestruzzo avesse subito i danni, quel ponte bisognava demolirlo. E questo è un fatto molto importante, perché abbiamo avuto grande fortuna che il calcestruzzo tenuto, i cavi li abbiamo sostituiti e il ponte ce l'abbiamo. La spesa era abbastanza importante, ma non importantissima come quella di doverlo rifare, e pertanto abbiamo avuto una fortuna che abbiamo ripristinato la situazione che si era creata per un fatto particolare, quello di aver non controllato, no, l'uso dei cassoni da parte di qualcuno, e lì l'abbiamo risolta, anche perché un po' l'assicurazione ci ha aiutato, e pertanto la città di Alessandria ha subito un danno, sì, ma relativo a quello che poteva essere invece un danno molto più importante. Sì, poi do la parola anche a Fabio, ma io volevo capire, cioè, questo è lo storico, il collegamento, perché qualcuno ha fatto il collegamento con l'attuale fermo del ponte con questo danno del 2007, cioè volevo capire, perché qualcuno ha adombrato anche altre motivazioni, qualcosa. Mi sembra che questo sia anche l'oggetto del nostro incontro, se non sbaglio. Sì, direi che assolutamente non c'è correlazione tra quello che è successo, cioè il danno conseguente all'incidente avuto il 15 di agosto quest'anno, e quanto era successo invece nel 2007. Le due cose non vanno d'accordo, se non nel principio per cui i guardrail, chiamiamoli così, cioè le difese alla quello che poi è successo, al fatto che qualche mezzo potesse invece andare a finire nell'alveo, potevano essere da uno studio che è stato fatto dalla giunta cutica, fatto fare dalla giunta cutica, per la quale vi dirò non ho risposte perché non l'ho mai verificato, ma c'è stato fatto uno studio per verificare la tenuta delle sponde, cioè vale dire dei guardrail che oggi sono presenti, che evidentemente in allora avevano tutte le caratteristiche date dalla legge. Ad oggi potrebbero essere sulle fasi successive che la legislazione può aver prodotto magari qualche caratteristica di dover essere aumentate o modificate rispetto alla situazione attuale. Il fatto che oggi purtroppo qualcuno è andato a finire nell'alveo è anche dato da un fatto che mi risulti, che la macchina che è andata giù è una macchina che andava molto forte, oltre 100 km all'ora, e sì, ed ha picchiato in tensione perpendicolare. Intenzionalmente no. No, è uscita, ha preso proprio il ponte. Il fatto è che il guardrail che è stato demolito è poco, cioè voglio dire, non è che come a volte succede strisci, no, vai, invece lì l'ha preso proprio diciamo di punta, no, in senso perpendicolare, ed è crollato giù. Anche quel tipo di incidente è un incidente particolare, nel senso che normalmente non avviene, i guardrail sono diciamo vengono utilizzati in particolare per lo scivolamento, no? Cioè uno va fuori strada, sì, è uno scivolamento, questi si deformano ma ti tengono dentro. In quel caso invece è stato proprio preso di punta e lì probabilmente la struttura non ha tenuto, ma non c'entra niente con le caratteristiche, cioè con quello che era stato fatto per ripristinare il ponte in allora, proprio lì non c'è correlazione. A Fabio, a questo punto, sempre per approfondire il tema che ha appena affrontato, c'è sempre questo, quello che è stato detto e scritto, cioè qualcuno ha parlato anche
mi pare di aver letto di un progetto sbagliato, comunque di riparazioni che non sono state effettuate come si deve, e non ci si spiega il perché della chiusura di 3 o 4 mesi di lavori importanti che comunque assommano qualche milione. Il geometra ha già detto il suo punto di vista, vorrei sentire anche il suo, anche, diciamo, anche dal punto di vista, diciamo, dell'inquadramento generale della situazione. I tempi sono correlati al fatto che l'amministrazione attuale si muove secondo le proprie impostazioni. Bisognerebbe chiedere a loro il perché di questi tempi così dilatati. E certamente le questioni strutturali riguardano la superficie e la protezione del passaggio delle automobili, non riguardano, come La diceva struttura. Franco, la struttura del ponte sulla quale noi eravamo intervenuti attraverso l'azione del professor Mancini. Ora, il professor Mancini poi spiegò in un convegno organizzato dal Politecnico nel 2007, quindi dal professor Paolo Ferraris spiegò in allora il tipo di intervento, il tipo di struttura e evidentemente anche qualcuno poi si è fatto prendere la mano da questo punto di vista in termini di dichiarazioni, evidentemente disse anche, beh, insomma, questo intervento costituirà un dibattito tecnico che si potrà protrarre anche nei prossimi mesi, cioè non è che riguardasse il futuro delle costruzioni nel mondo, ma certamente costruzioni di questo genere che avevano subito un vulnus di fatto, in realtà potevano essere riparate così piuttosto che in un'altra maniera, e quindi questo faceva parte del dibattito tecnico. Noi abbiamo fatto gli pubblici amministratori, abbiamo trovato i fondi, abbiamo finanziato l'intervento, abbiamo pagato il professor Mancini e quindi insomma questa cosa qui che costava intorno ai 2 milioni di euro, parzialmente finanziata dall'assicurazione per 1, 2, 1, 3 milioni di euro, ha fatto sì che la città potesse riavere riaperto il proprio ponte, perché quel ponte è estremamente utile per la circolazione, anche se lo devo dire tranquillamente, quel ponte venne costruito in epoca guidata dal sindaco Calvo, insomma, no? E molti non erano d'accordo nella costruzione di quel ponte, ma pensavano che fosse più utile un ponte che dal Cristo potesse collegare l'altra sponda, cioè la sponda sinistra, in direzione Torino. Questo faceva sì che anziché fare uno stesso ponte che servisse lo stesso tratto di strada che già serviva allora Ponte Cittadella e oggi il Meyer, un ponte che andasse a servire un altro quartiere senza che questi del quartiere venissero in città per poter andare nella direzione di Torino. Furono discussioni, poi prevalse questa formula e questo disegno e il ponte venne Nel costruito. E 2002. comunque il ponte ha un valore enorme per il traffico e per scaricare il traffico delle circonvallazioni. Va bene. Il ponte è stato costruito nel 2002, mi pare, inaugurato nel 2002, con quelle caratteristiche abbastanza innovative cui faceva cenno Certo. il geometra Trussi. E questo ponte con queste caratteristiche ha permesso anche un intervento di restauro dal primo incidente abbastanza agevole, no? Quindi abbiamo comunque chiarito che comunque non c'è nessuna relazione tra l'attuale impercorribilità del ponte con l'incidente E comunque precedente. non c'è allarmismo, il ponte è strutturalmente sicuro e come è andato avanti per 17 anni, una volta rifatte, ricostituite queste sponde, potrà tranquillamente servire la città ancora per anni. Sì, va bene. Avete per caso sulle cose che sono state dette, scritte, le avete letto, eccetera, avete qualche altro argomento da
così da volevamo tranquillizzare la popolazione, perché è facile dire il ponte insicuro, no, perché c'era stato, era stato riparato male, in realtà la riparazione è avvenuta sostituendo quello che prima erano i cavi d'acciaio che pretensionavano il ponte, e quindi no, di fatto era messo, era stato messo nelle stesse da condizioni del, anche perché, della scusi, costruzione. Il danno è avvenuto con un'altra amministrazione vigente, poi però l'avete dovuto gestire fatto. Da ma è una, totalmente. È una nostra caratteristica. Cioè anche, anche il Meyer fu pensato dal sindaco Calvo, ma il povero Meyer non fu povero relativamente, non fu mai pagato per il progetto, mai. Lo dovemmo pagare noi. È un destino, allora. Ma l'abbiamo fatto poi noi in realtà partire il Meyer nuovo, visto che ci allarghiamo il ragionamento. La prima qualcuno dopo di noi è andato a inaugurarlo, e questo lo lamento un attimino, senza neppure chiedere o invitare all'inaugurazione chi l'aveva portato avanti. Questo è un, permettetemelo, perché non è così che si fa, no? Nel senso che quando le cose servono a tutti, tutti hanno partecipato e tutti devono andare a raccogliere gli onori, se sono onori. Ma io ricordo che chi è andato ad inaugurare quel ponte, che oggi è una bellissima opera d'arte, su Alessandria, contestava la sua costruzione pensando addirittura di fare la passerella, vi ricordate? No? Sì, sì, sì. Per cui ecco, questo ponte, il ponte Meyer, è stato una grandissima, oltre Tiziano, che è stato costruito per permettere la costruzione del ponte Meyer, del ponte, comunque della demolizione del ponte della Cittadella, sì. Perché era da demolire, perché non rispondeva più alle caratteristiche idrauliche necessarie a far defluire la quantità di acqua che era stata prevista, possibile che fosse incanalata nell'imbuto di Alessandria, e pertanto tutti i ponti, poi prendete ad esempio questo principio, che tutti i ponti che avevano le stesse caratteristiche della Cittadella, cioè con archi, no? di mattoni, sono stati demoliti tutti, a partire da Alessandria fino a Cuneo, e sono stati ricostruiti tutti, per cui l'unico che rimaneva lì, che diceva no, tiene, era il cuore degli alessandrini, che poi avevano paura di demolire il ponte romano, che aveva 100 anni in realtà. Stato costruito nel 1889, sì, due anni, sì, 1891. Sì, aveva 100 anni, ma era il ponte romano che non dovevamo privarci. Ecco, al posto di quel ponte lì, che doveva per legge essere demolito, e su questo io sono stato con il sindaco Fabio, che mi aveva delegato all'AIPO a Parma, dove hanno chiamato il comune di Alessandria a dire: ma perché avete avuto 15 miliardi di finanziamento per demolire il ponte Cittadella e rifarne un altro e non l'avete fatto? Dico: guardi, io era nella giunta che rappresentava con il sindaco Fabio, dico: io sono qua da 3 mesi, 4 mesi, quello che non hanno fatto i miei predecessori non lo posso avere io, però devo dire che il sindaco mi ha dato indicazione che quello che dobbiamo fare lo facciamo. Purtroppo quello che è rimasto di 15 miliardi, cioè 7 milioni e mezzo di euro, ne avevamo ancora in comune poco meno della metà, perché erano stati usati la differenza per, invece, al contrario di quello che erano stati dati a favore del comune di Alessandria per demolire quello e costruire un altro, erano stati utilizzati in parte per, invece, come dire, rinsaldare, mettere un po' più di forza. È stata fatta la rifondazione del Cittadella. Per tenerlo in piedi, era contrario a quello che in realtà era stato finanziato. Quindi rinforzato e poi abbattuto. Prendendo la metà del finanziamento che avevamo ricevuto per abbatterlo e ricostruirlo. Siamo riusciti a recuperare tutti i soldi per farlo con una grande opera, perché il ponte Meyer è andato in appalto a 15 milioni e 500 mila euro. Escludendo una parte che era quella che il progettista aveva pensato, fuori albero. E per farla, da partire da 3 milioni ad averne 15 per mandarla in appalto, questa è stata un'opera d'arte, direi, che abbiamo fatto con l'amministrazione per averli. Una cosa che potranno dare conto in quanto mandroni.
Però non, queste cose non le devono sentire coloro che ci hanno pagato la seconda volta lo stesso ponte. Sì, lì c'è stata, beh, molta, io avevo detto, molta abilità politica comunque. Va bene. Abbiamo, intanto spero che sia stato chiarito, diciamo, l'equivoco che cui accennavo all'inizio dell'intervista. Poi abbiamo avuto con piacere anche altre notizie che riguardano un altro ponte, e a questo punto vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente. Arrivederci.